La Voce 24 News. Francoforte, Germania. Domenica 10 novembre 2024, presso il cimitero militare italiano di Westhausen a Francoforte, si è tenuta la cerimonia in commemorazione dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Campania. Il Consiglio regionale della Campania ha respinto con 35 voti la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra nei riguardi del presidente Vincenzo De Luca. Salerno. Quattro tir di aiuti sono partiti venerdì scorso dal porto di Salerno alla volta di Valencia. Cilento, Salerno. Nella splendida cornice di Marina di Camerota, si è svolta la cerimonia di premiazione della 11ª edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2024. Teggiano, Salerno. Si terrà dal 15 al 17 novembre la 16ª Festa dell'Infanzia. Salerno. Giovedì 7 novembre ha preso il via la rassegna culturale di incontri con gli autori a cura di Anna De Rosa. Francoforte, Germania. Domenica 10 novembre 2024, presso il cimitero militare italiano di Westhausen a Francoforte, si è tenuta la cerimonia in commemorazione dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Il console generale di Francoforte sul Meno Massimo Darchini, dopo la Santa Messa, celebrata nella cappella del cimitero, da Don Matteo Laslau della Comunità Cattolica Italiana di Francoforte Sant'Antonio, con il corteo formato dai fedeli presenti e dai membri dell'Associazione Nazionale Alpini e dell'Associazione AMPI, del Battaglione San Marco, dell'Aeronautica Italiana della Ramstein Air Base di Ramstein-Miesenbach, si è avviato al Monumento ai Caduti, ove a nome di tutta la collettività italiana ha deposto una corona commemorativa. I congedati presenti e il coro della Missione Cattolica Italiana hanno intonato tutti insieme l'inno di Mameli. Fratelli, Italia, Italia, sede. Campania News. Campania. Il Consiglio regionale della Campania ha respinto con 35 voti la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra nei riguardi del presidente Vincenzo De Luca. Hanno votato a favore della mozione 15 consiglieri, al centrodestra si sono aggiunti i voti dei 5 Stella. La Campania è ultima in tutti i settori, dalla sanità al lavoro, dai trasporti all'ambiente e ciò è dovuto al malgoverno del presidente De Luca, tanto che il suo stesso partito di maggioranza non ha perso occasione per rimarcare questo totale disastro, ha sottolineato il capogruppo della Lega, Severino Nappi. Se davvero il centrodestra ritiene che il presidente De Luca e questa maggioranza abbiano fallito, non dovrebbe avere alcun problema a scendere in campo e ritenere di poterlo battere nelle urne. Ha aggiunto il consigliere Giovanni Porcelli di Campania Libera: in questi 10 anni di governo regionale abbiamo fatto un lavoro enorme che merita di proseguire. Salerno. Quattro tir di aiuti sono partiti venerdì scorso dal porto di Salerno alla volta di Valencia. I tir partiti a bordo di una nave della Grimaldi Lines e arriveranno nella giornata di oggi 12 novembre a Valencia con i primi aiuti raccolti per la campagna di solidarietà SOS Valencia, promossa dall'Associazione Svimar e dalla Federazione Civica delle Associazioni, che hanno allestito un centro di raccolta in un'azienda dell'area industriale di Contursi Terme e a Fisciano. A Valencia ci sarà una delegazione di rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato e saranno presenti alle operazioni di sbarco. Cilento, Salerno. Nella splendida cornice di Marina di Camerota, si è svolta la cerimonia di premiazione della 11ª edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2024. L'evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, studenti, autorità civili, militari e religiose, è stato un'occasione per celebrare personalità e istituzioni che si sono distinte nella promozione della pace, della giustizia e della legalità e commemorare la strage di Nassiriya avvenuta il 12 novembre 2003 in cui persero la vita 19 italiani. Alla cerimonia di consegna, presente il sottosegretario di Stato Tullio Ferrante. Prestigioso riconoscimento a Michele Albanese, direttore generale della Banca Monte Pruno di Roscigno. Premio alla memoria, invece, per il sottotenente dei carabinieri Giovanni Cavallaro, caduto in servizio nell'attentato di 21 anni fa a Nassiriya. Il direttore della BCC Michele Albanese ha sottolineato che la pace è un obiettivo concreto che trova la sua realizzazione anche nei piccoli gesti quotidiani.
Teggiano, Salerno, si terrà dal 15 al 17 novembre la 16ª Festa dell'Infanzia, promossa anche quest'anno dal pediatra Luigi Dalvano con il contributo di associazioni del territorio. Il tema di questa edizione, c'è posto per tutti. L'evento, come da tradizione, si svolge nel fine settimana più prossimo al 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia. La manifestazione darà anche quest'anno l'occasione per riflettere sul tema dei diritti dei bambini. Salerno. Giovedì 7 novembre ha preso il via la rassegna culturale di incontri con gli autori a cura di Anna De Rosa, presso la Sala Marcello Torre di Palazzo Sant'Agostino a Salerno. Ogni giovedì di novembre e giovedì 12 dicembre ci saranno degli incontri con degli autori all'interno della rassegna Un autunno da sfogliare, un libro, una passione, tante emozioni. I vari autori racconteranno attraverso i loro libri e le loro parole storie e racconti, esperienze e passioni. Saranno momenti unici, per dialogare, fare domande e entrare nel mondo della letteratura. Un viaggio affascinante nel cuore e nel mondo della creatività. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.